E ciao carissimi, questo è Electric Boom. Oggi siamo qui per una nuova serie, per iniziare una nuova serie che può promettere estremamente bene o estremamente male. Questo penso che lo scopriremo soltanto in futuro. Si tratta di VIPA. VIPA. Nel senso Electric Boom. Perché non ci fai una VIPA? VIPA sta per Very Important Person Artwork. VIPA. Avete presente quell'ultimo disegno che ho fatto, in cui ho rifatto il disegno di Fra Frog nel mio stile? Beh, in quello stesso video poi ho riproposto una bellissima Billie Eilish, che innanzitutto adesso andremo a vederne i vostri disegni. Ho visto una gran bella risposta da parte vostra e quindi ho pensato, ehi, potremmo farlo su tanti altri personaggi, e ho provato facendo questo post sulla community. Sotto il post di VIPA troviamo super vincitore uno Stan Lee, il creatore della Marvel, anche se non è tecnicamente il fondatore o creatore della Marvel, ma sicuramente un personaggio di spicco. Io stesso ammetto di aver pianto quando ho saputo della sua morte, della sua triste dipartita. Ma prima di iniziare vorrei andare a valutare insieme a voi i vostri magici disegni di Billie Eilish della challenge Draw This In Your Style. What? Wow, attenzione! Due disegni lavora anche con un pizzico di fotomontaggio, da quel che sembra, perché questo è proprio il viso di Billie Eilish, a meno che tu non sia una bestia a fare i visi. E due disegni molto più realistico, propone anche lui ovviamente la grafica dei gattini che ho proposto io su Billie Eilish. Molto molto bello, due segni, ci lascio un bel like. Questo è uno di quelli che mi ha colpito subito, già gli avevo lasciato il commento. The Dreamer Mask, ha fatto questo disegno super creepy con questo gatto altrettanto creepy, davvero davvero particolare. Complimenti The Dreamer Mask, complimenti, continua così, spero di vederti anche nelle prossime challenge. Un po' più cattivo, Bibi sceglie di togliere la maschera a Billie Eilish. Abbiamo una Billie Eilish su un ragnetto, perché non so se avete mai visto i video di Billie Eilish, ma ragni e tarantole vengono spesso utilizzati nei suoi video, ecco. Quindi bravo, Just a Potato. Anche questa molto anime di Blushing Lasagna. Ok, l'ho detto bene. Molto carino, pulito, bella sulla scelta dei colori di Mingus. C'è dei colori un po' più spenti. Ecco, che avete partecipato in tantissimi accidenti. Ora questa con la corona per la canzone. You should see me in a crown. Grande N punto o punto. E questo carinissimo in bianco e nero con tocchi di rosa di AFC Art 3. Molto carino. Grazie di aver partecipato a questa challenge di Draw This In Your Style. Adesso però dobbiamo iniziare la nuova challenge con Stan Lee. Ma prima di tutto, forse è meglio se mi scaldo. E visto che oggi proprio è Pasqua, farò un disegnino dedicato a Instagram per augurare buona Pasqua a tutti, suppongo. Un buon caffè la mattina, guarda. Su questa tazza magnifica che solo io posso avere, perché non ho mai fatto del merchandising. È solo per me, personale. Bene signori, abbiamo finito questo warm up e dopo questa breve sessione di riscaldamento per lasciare un bellissimo post per Instagram, ora possiamo andare a fare il lavoro quello serio. Prima però andiamo a vedere qualche ultima new entry per quanto riguarda il Draw This In Your Style Challenge di Billie Eilish. Qui abbiamo una mia moderatrice storica, Mad Wolf, che finalmente si è degnata di fare il disegno. Finito giusto giusto in tempo, Mad, stai attenta, ti tengo d'occhio. Come potete vedere la ragazza è bravina, manca un po' di costanza. Ecco, poi ho notato solo adesso che forse il miglior modo per cercare i partecipanti a questa challenge, a questo Draw This In Your Style di Billie Eilish, del mio disegno almeno, era quello di utilizzare l'hashtag. Infatti sono saltati fuori molti di più, come questo che mi è piaciuto parecchio, di NoComHis. Brava NoComHis, mi piace il tuo colore, mi piacciono le tue proporzioni più che altro. Bravo anche Manu Draws, che ci propone questa Billie di profilo. Ma ora bando alle ciance, ora di iniziare il lavoro serio. Iniziamo il disegno di Stan Lee in my style. Troppo carico di nuovo. Iniziamo ora il disegno. Via. Molto bene, ora di iniziare un voice over, che per me non è altro che un me stesso che si avvicina in modo piuttosto estremo al microfono e inizia a fare qualcosa simile a ASMR, tipo oh yeah.
ma per il vostro bene, benessere mentale almeno oggi, eviterò di farlo e di parlare più che altro di questo disegno, di raccontare qualcosa riguardo al processo mentale che porta alla creazione di questo, se vogliamo usare un termine un po' più fighetto, artwork. Allora, bisognava disegnare Stan Lee e fino a qui ci siamo, quindi prima cosa da fare, prendo un po' di immagini di riferimento, come sempre. Di solito le immagini di riferimento sono la mia prima fonte di ispirazione, no? Quindi vado a buttarci non soltanto il personaggio in sé, ma magari anche pose, cose, qualunque cosa che guardando, sfogliando su Google mi dice potrebbe andar bene, sì, perché no? E così ho fatto, ho buttato dentro anche un costume di Spider-Man, perché anche se non è il primo personaggio creato da Stan Lee, perché i primi personaggi creati da Stan Lee sono stati Fantastici 4, però non è che siano tanto amati come Spider-Man, quindi non me ne andava proprio di fare Stan Lee che apriva la sua giacca e sotto c'era il 4 dei Fantastici 4, insomma. E tra l'altro ho un vago ricordo, sempre vicino al momento della dipartita di Stan Lee, di molti artisti che si sono messi appunto a fare il disegno di Stan Lee per salutarlo. Qualcuno già aveva portato avanti questa idea di lui che apre la sua giacca, la sua camicia, e sotto vi trovava il costume di Spider-Man. Disegno che non sono riuscito a trovare, quindi ho detto va bene, pace, me lo ricreo da solo. Ho scelto il costume di Civil War, perché per ora è il mio preferito di Spider-Man, almeno il costume di Spider-Man Homecoming lanciato su Civil War, e ho iniziato a disegnare con uno stile che non so nemmeno io cosa stavo seguendo. Sapete che io sono molto più vicino a uno stile giapponese anime, molto vicino a Kushino Villa, a Shingenori Soejima, sto facendo nomi a caso per molti di voi, ma ok, però la mia formazione comunque si avviene da una sorta di realistico americano, se così vogliamo dire. Molto spesso si fondono, soprattutto quando vado a fare un uomo tra virgolette anziano, no? Difficile fare un uomo anziano molto anime, molto manga, perché più lo fai anime e manga e più lo fai giovane senza volerlo. Quindi mi sono semplicemente lasciato trasportare, quindi sono stato un po' a vedere quello che veniva fuori, mi sono lasciato trasportare dal flusso degli eventi senza cercare di rimanere in uno stile, senza la costante ricerca mia mentale di voglio uno stile ben definito, no. E secondo me alla fine abbiamo ottenuto uno stile che ha qualcosa che richiama il classico realistico americano del fumetto Marvel, ma che allo stesso tempo strizza l'occhio, se così vogliamo dire, a un qualcosa di anime manga, non saprei. E poi con il colore non ho fatto altro che semplicemente divertirmi, fare prove, test, ricordarmi di tutti quei Patreon per cui ho investito soldi sul colore e vedere se riuscivo a far risaltare le forme, i muscoli, eccetera. Il tutto giocando graficamente con il rosa, e purtroppo non ho registrato molto del colore perché sono un idiota, ma questo già lo sapevate, non penso che debba dirvelo io che sono un idiota, lo sapete benissimo. Bene, pensiamo a finire il disegno. Signori, abbiamo finalmente finito il disegno. Non riesco a capire se sono ampiamente soddisfatto o meno di questo disegno. Una parte di me sì, lo è, la mia parte invece un po' più negativa, diciamo, no, non lo è. Nonostante ciò mi sembra un ottimo inizio. Io ringrazio tutti voi che avete votato, ringrazio tutti voi che avete partecipato, e adesso come al solito vi sfido: draw this in your style. Mi piacerebbe che questa serie inizi sempre con una recensione, visualizzazione dei vostri disegni piuttosto che dei miei, e che poi prosegua appunto nel disegno di un nuovo personaggio. Abbiamo iniziato indirettamente con Billie Eilish, proseguiamo quindi con Stan Lee. Spero di vedere numerosi vostri disegni per la prossima volta. Mi raccomando, mostrate tanto amore al pulsante qui sotto forma di pollice in su se vi siete minimamente divertiti, ma soprattutto accendete la cacchio di campanellina, porca zozza, perché quella sembra essere tra le cose più importanti oggigiorno. E detto questo, penso che possiate scegliere adesso tra uno di questi video che appare qua, e sono sicuramente tutti bellissimi, dico io. Perché non continuare ad assumere un'altra dose di peo? Perché non cliccare anche uno di questi? O meglio ancora, perché non cliccare al cerchietto qui sopra per iscriversi? Non è ancora più magico? Perché non lo fai? Perché stai ancora pensando?